Ora facciamo i calcoli per ricavare la massa equivalente in acqua di questo calorimetro. Come al solito si parte da calore assorbito e calore ceduto uguali. Questo è il calore assorbito dal sistema freddo, dove c'è la nostra incognita, la massa equivalente in acqua del calorimetro. Questo invece è il calore ceduto dal sistema caldo, cioè dall'acqua calda. Il sistema freddo parte da questa temperatura e arriva a questa temperatura di equilibrio. Il sistema caldo parte da questa temperatura e scende fino a questa temperatura di equilibrio. Quindi l'aumento di temperatura del sistema freddo è stato questo, e la diminuzione di temperatura del sistema caldo è stata quest'altra. A parità di masse d'acqua, 250 g d'acqua fredda e calda, giustamente, le variazioni di temperatura sono diverse. È maggiore la, variazione di temperatura dell'acqua calda. Questo perché in realtà, la massa d'acqua fredda non era soltanto 250 grammi, ma c'è da aggiungere anche la massa equivalente in acqua del calorimetro. Ed è per questo che, il sistema freddo, avendo più massa d'acqua, si scalda meno di quanto si raffredda il sistema caldo. Con la formula inversa ricaviamo la massa equivalente. Questa è la formula inversa, sostituiamo i valori numerici e troviamo circa 11 grammi, che è un valore ragionevole. Un buon calorimetro assorbe calore quanto ne assorbirebbe al suo posto 11 grammi d'acqua. Qui abbiamo gli stessi calcoli fatti con Excel: massa fredda, massa calda, temperatura fredda, temperatura calda, temperatura d'equilibrio. Ci sono anche le incertezze sperimentali. Ci possiamo sbagliare di un grammo sulle masse perché abbiamo usato un cilindro graduato da millilitro di sensibilità. La temperatura fredda la possiamo sbagliare di un decimo di grado perché il termometro aveva quella sensibilità. La temperatura calda la sbagliamo almeno di un grado perché l'operazione di diversare l'acqua calda nel calorimetro è stata comunque molto approssimativa, anche la misura della temperatura è stata approssimativa. Quindi è ragionevole prendere almeno un grado d'errore. La temperatura d'equilibrio invece possiamo ragionevolmente prendere un decimo di grado. Vedremo che proprio questo grande errore di misura, quindi un grado d'errore sulla temperatura calda, farà cambiare molto il risultato finale, o meglio, la sua incertezza. Qui ci sono il riscaldamento e il raffreddamento del sistema caldo e del sistema freddo con gli errori di misura. Qui c'è tutta la propagazione degli errori che non sto a spiegare. E alla fine il risultato è 11 grammi di massa equivalente con un errore di 13 grammi. L'errore così grande vuol dire che la massa equivalente può arrivare fino a 24 grammi, che sarebbe comunque un valore ragionevole lo stesso. Ma questo errore così grande è causato soprattutto da questo grado di incertezza sulla misura di T2. Per far vedere quanto incide questa incertezza, immaginiamo che la temperatura, invece di 81 gradi fosse 82. Quindi con 82 gradi vediamo che la massa equivalente in acqua è diventata 20 grammi. Quindi è praticamente raddoppiata la massa equivalente, con un solo grado di errore nella temperatura calda. Ho rimesso 81 gradi, comunque è questa la misura debole dell'esperimento, che va poi a condizionare la precisione del risultato.